nel discorso che dirò, non so se stasera, ma molto più probabilmente giovedì pomeriggio, quando continuerà questo consiglio che si sta per chiudere, partirò da un articolo di un autorevole quotidiano di Italia Oggi che dice il decreto salva Roma e non fa altro che premiare l'irresponsabilità. E questo appunto che significa? Andando un po' a vedere cosa è successo a Roma negli anni precedenti e cosa ci ha portato a questi famosi decreti salva Roma, che però dice la parola stessa, salva Roma vuol dire devo salvare Roma da qualcosa. Salvare Roma da che cosa? Sicuramente dalla politica che l'ha governata negli ultimi 20 anni. In questi mesi all'interno dell'Assemblea Capitolina abbiamo osservato degli sprechi innumerevoli, che adesso andrò ad elencare, ed elencherò solo quelli che poi riguardano le materie a cui io mi sono avvicinato, quindi mobilità, ambiente, commercio, e quindi insomma i temi che tratto perché fanno parte delle commissioni a cui appartengo. Tantissimi mancati guadagni di Roma Capitale e tantissimi efficientamenti che sarebbero potuti farsi a costo zero, ma che non sono stati fatti. Quindi questo per dire cosa? Per dire che la politica ha sperperato un patrimonio enorme e adesso va un po' a chiedere, diciamo così, tra virgolette, aiuto a papà, dicendo, e l'hanno detto praticamente tutti, tanto centrodestra quanto centrosinistra, che Roma ha pochi trasferimenti statali, che sono stati tagliati molti trasferimenti, cosa magari sicuramente vera, magari Roma, se andiamo a fare i conti rispetto alle altre capitali d'Europa, riceve molti meno fondi dallo Stato centrale, ma il discorso qual è? È che se non si efficienta la macchina comunale, la macchina delle municipalizzate, e se non si valorizzano le aree, i territori, i beni che Roma Capitale ha, avremo sempre bisogno di un decreto salva Roma e quindi ci ritroveremo sempre da punto a capo, indipendentemente da quanti soldi entreranno su Roma Capitale, perché al momento attuale Roma Capitale è un buco nero dove i capitali vengono dispersi. In che modo? Faccio un piccolo esempio, la città dello sport, una mega opera inutile che è costata alla collettività, ricordiamolo, ci sono delibere di consiglio comunale, 210 milioni di euro, 210 milioni di euro per vedere 7.000 tonnellate d'acciaio che svettano davanti al paesaggio inestimabile dei Castelli Romani e che non sono servite assolutamente a nulla, 200 milioni di euro spariti. Per fare un piccolo paragone, non so, 200 milioni di euro potevano essere trasformati in 15 km di rete tranviaria, realizzabili in 3-4 anni, quindi pensate i soldi che sarebbero potuti essere destinati alle opere che avrebbero apportato dei vantaggi per la collettività sono stati divorati dai soliti noti. Vogliamo parlare della metro C, una delle opere incompiute più costosa d'Europa. Abbiamo visto nel corso degli anni un aumento dei costi, un ritardo dei tempi di consegna e soprattutto un'incertezza progettuale che tuttora permane, perché ad oggi la metro C si fermerà al Colosseo, quindi sarebbe la prima metropolitana del mondo a arrivare al centro città, ma non attraversare il centro città ed arrivare ad un'altra periferia. E ancora, pensiamo, non so, resto nel tema dei trasporti, ai contratti derivati stipulati da ATAC, alle obbligazioni zero coupon stipulate da ATAC. Ditemi voi se è il caso che un'azienda di trasporto pubblico stipuli delle obbligazioni, tra l'altro a delle condizioni che anche uno studente di economia del primo anno avrebbe analizzato svantaggiose. Ancora pensiamo ad ATAC, all'enorme numero di dirigenti che aveva e che in parte ancora, e quanto ci sono costati e quanto ci è costato anche mandarli via. Si stima che siano stati destinati 5 milioni di euro come buone uscite per i manager ATAC. Ancora, io scoprii durante una commissione che nel 2008 ATAC acquistò dei minivan elettrici che non sono stati mai usati, quindi parliamo di cifre importanti, anche lì sprechi totali. Vogliamo parlare dei punti verdi di qualità, anche adesso è una situazione su cui sta indagando la Procura, se ci sono usciti molti articoli di giornale. Roma avrebbe delle fideiussioni per 350 milioni di euro, quindi pensiamo anche qui a quello che è successo. Apriamo adesso il capitolo mancati guadagni, quindi quello che questi sono degli sprechi, comunque sono delle risorse perse. Mancati guadagni, quindi soldi che Roma Capitale potrebbe ottenere domani mattina. Una delle cose più importanti, perché Roma incassa poco? Perché Roma non valorizza quello che è il bene pubblico, il bene comune, lo regala ai privati i soldi noti che poi ci fanno i loro belli interessi. Pensiamo ad esempio al sistema della cartellonistica pubblicitaria, delle affissioni. Roma Capitale incassa, in teoria, poi bisognerebbe andare a vedere quanto effettivamente entra nelle casse comunali, 20 milioni di euro. Il mercato pubblicitario di Roma si stima abbia un valore di circa 80 milioni di euro, quindi Roma Capitale deliberatamente rinuncia ogni anno a 60, 70, 80 milioni di euro che vanno a finire però nelle casse dei privati, non è che spariscono.
Ancora pensiamo ai famosi camion bar che pagano 1000 euro d'affitto all'anno, o meglio non di affitto ma di occupazione di suolo pubblico, di concessione, e guadagnano 1000, 2000, 3000 euro al giorno. Pensiamo ai venditori di castagne per strada che vediamo tutti i giorni e che anche lì pagano un canone bassissimo, 200-300 euro l'anno, a fronte di guadagni pari al giorno, proprio 200-300 euro al giorno. Ancora, apriamo un altro capitolo, quello dell'ambiente, i rifiuti. A quanti soldi ha rinunciato nel corso degli anni Roma Capitale perché deliberatamente è stato scelto di non fare una politica di differenziata, di porta a porta spinta? Ricordiamoci che i rifiuti non sono rifiuti, ma sono una materia prima. Se io riciclo la plastica, se io riciclo l'alluminio, se io riciclo la carta, hanno un valore economico importantissimo. Se io realizzo dei centri di riciclo, ancora di più dei centri di riuso e riparazione, creo ricchezza, creo posti di lavoro. Perché li creo? Perché con un centro di riuso e riparazione, quella che è una porta che io andrei a buttare, la riparo e quindi poi la rivendo come porta, non la rivendo come legno buttato via. E quindi ecco, questo è un altro filone che sarebbe un potenziale immenso. E poi ovviamente non apro il capitolo dei beni culturali, artistici, che Roma, ecco, ovviamente non valorizziamo, perché è parlato tutto dei beni artistici che abbiamo anche nelle periferie, ci sono delle periferie che sono ricchissime di beni in cui si potrebbe incentivare il turismo, un turismo di qualità. Ancora mi viene in mente ad esempio il discorso per cui ATAC o Cotral non effettuano quella che è la corsa forse più redditizia d'Italia, che è quella che va dalla stazione Termini all'aeroporto di Fiumicino, ma ci sono degli autobus privati che la fanno per poche decine di euro. Perché ATAC o Cotral rinunciano a priori a quella che è la tratta che dà sicuramente un vantaggio, un'entrata economica maggiore? Perdonatemi se devo costantemente leggere appunti, perché ci sono talmente tante cose. Efficientamente, apriamo il capitolo efficientamenti, anche lì delle operazioni che potrebbero essere fatte a costo zero domani mattina. Quanto ci costa a noi, e non solo a noi, ma anche e soprattutto ad ATAC e al trasporto pubblico non di linea, la doppia fila? Parliamo in termini di velocità commerciale, perché se l'autobus va piano, e molto spesso avviene o per la doppia fila o per mancanza di corsie preferenziali o perché quelle poche corsie preferenziali che ci sono utilizzate come un parcheggio. Ovviamente l'autobus va più piano, quindi saltano delle corse, quindi c'è un disservizio, quindi un danno economico tangibile che viene provocato perché? Per la mancanza del rispetto degli altri, delle regole, e perché il Comune di Roma non verifica, non controlla questo mancato rispetto delle regole. Anche lì quindi tutto il capitolo della lotta all'abusivismo commerciale, basta farsi una passeggiata per il centro storico, vediamo venditori che vendono di tutto, in qualsiasi posto, in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo, ovviamente tutto quanto in nero. E chiudo quindi appunto con un altro tema importante che abbiamo provato a sollevare giusto la scorsa settimana qui in Assemblea Capitolina e che ci è stato inspiegabilmente bocciato, che è il tema del telelavoro. Con il telelavoro si potrebbero risparmiare tantissimi milioni di euro direttamente in termini di costi infrastrutturali, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore, perché magari se lavorando da casa magari potrebbe rinunciare all'auto, quindi ai costi dell'assicurazione e a quant'altro, ovviamente per il datore di lavoro, perché sono dei costi infrastrutturali che non deve più sostenere, senza considerare il guadagno indiretto che proviene dal fatto ovviamente dei termini ambientali, termini di salute, minor traffico, minor smog, minor stress, minor costi sanitari da sostenere. Quindi tutto questo per dire cosa? Per dire che ci sono tantissime azioni che la politica potrebbe fare, che la politica non fa, perché quello a cui abbiamo assistito oggi è stata l'ennesima passerella, l'ennesimo consiglio straordinario per dire ok, abbiamo parlato di questo argomento, ma poi temi concreti non sono stati posti né dal sindaco né da altri consiglieri. E quindi ancora una volta per sottolineare come il fatto che chi ci governa in realtà molto spesso è solamente in balia dei poteri di turno o molto spesso delle correnti di turno del partito. Prendiamo il caso del sindaco Marino, che ha passato più tempo a combattere i dissapori all'interno del Partito Democratico che non a combattere i problemi della città. E quindi quello che noi andiamo dicendo da sempre non è uno slogan, non è un voler fare demagogia, ma veramente qui ci sembra che l'unica soluzione per il risanamento della città e del nostro paese sia il Movimento 5 Stelle. Grazie.